Benvenuto nuovamente a tutti quanti con questo oggetto, sempre della Noble Collection, completo quella che io ho definito diciamo la collezione degli Horcrux, perché ho presentato tutti gli oggetti, almeno a mia conoscenza, che siano stati creati e ispiratosi agli Horcrux di Voldemort. Questo qui è il diario di Tom Riddle, quindi di Lord Voldemort. È un oggetto che vediamo soprattutto nel secondo film, ci gira intorno buona parte della storia, vedete? Tom, Marvolo, Riddle, l'anagramma che scambiando le lettere forma il nome I am Lord Voldemort. È un oggetto molto bello, è creato in pelle, non so se sia vera pelle o meno. E come potete vedere, secondo me è così. Nel libro io avevo, scusatemi, nel film avevo l'impressione che fosse liscia la copertina, però osservandolo mi rendo conto che era così anche nel film, diciamo, questa particolarità. E niente, all'interno, le pagine sono invecchiate, vedete, ad effetto pergamena, e chiaramente sono, bianche. Più volte sono dovuto resistere alla tentazione di scriverci per vedere, scherzo, non prendetemi per un esaurito completo, chiaramente è un oggetto normale, però per un fan diciamo è una cosa abbastanza carina. Qui poi c'è, aspettate, vedo se si vede, lo inquadro meglio, dicevo si vede solo nello zoom, c'è scritto Warner Bros., insomma la licenza e il marchio che fanno sì che sia un oggetto originale. Ripercorriamo un po' la storia di questo diario. Beh, non è lunga come quella degli altri oggetti appartenuti sempre secondo la fantasia di Joanne Rowling e dei fondatori di Hogwarts. Questo è un diario che ha creato Tom Riddle, probabilmente l'ha comprato, era un diario normale prima di renderlo un Horcrux, e all'interno c'è scritto la sua storia. Gli angoli dell'oggetto sono in metallo, vedete, ne approfitto, se no poi mi scordo, sono di metallo. Come dicevo, Tom Riddle ne crea un Horcrux con questo diario dalla morte di Mirtilla Marcondenda, e se le mie deduzioni sono esatte, questo è il primo Horcrux che lui crea. Scusate, non vorrei sbagliarmi, potrebbe essere il secondo, non so se il primo sia il diario o l'anello, ma secondo me è il primo Horcrux che lui ha creato, perché è il primo omicidio. Sì, è il primo, ecco, ho tolto ogni dubbio, è il primo perché la morte di Mirtilla Marcondenda è stata la prima, diciamo, la prima vittima che lui ha causato. Però più ci penso e più mi tornano i dubbi, quindi posso aver sbagliato anch'io. Non lo so se effettivamente sia o meno il primo Horcrux che ha creato. Beh, non ha una storia molto lunga, questo diario appare nel secondo film, Lucius Malfoy lo inserisce nel calderone di Ginny Weasley a Diagon Alley, provocando la riapertura della camera dei segreti. Viene distrutto col veleno di basilisco, una delle poche sostanze esistenti in grado di uccidere un Horcrux. Viene pugnalato per 3 volte dalla Zanna, praticamente il diario viene aperto e viene pugnalata una, due, chiuso, terza volta con la Zanna, e uccide il frammento di anima che Voldemort ci ha rinchiuso all'interno. È un oggetto che poi sparisce dalla versione cinematografica e noi non lo vediamo, se non erro, fino al sesto film, quando riappare in alcune scene in cui Silente lo tiene in mano, distrutto, squarciato qui al centro dove è stata colpita la Zanna. Poi c'è proprio uno squarcio quando Silente spiega ad Harry, diciamo, che era un Horcrux e che effettivamente lo ha, distrutto. Con questo video qui ho completato tutti gli Horcrux di Voldemort che, ripeto, sono stati creati fino adesso, perché l'altro sarebbe il diadema di Priscilla Corvonero, ma fino ad ora non l'ho trovato né nella Noble Collection né in altri luoghi. Ripeto, forse è stato creato e ancora non l'ho trovato a buon prezzo. Ma diciamo gli Horcrux sono finiti, a parte quell'oggetto, perché poi l'altro teoricamente sarebbe il serpente. L'unico modo che ho per averlo, devo acquistare un serpente e addestrarlo. Sto scherzando, però non è detto che non lo si fa.
insomma, alcuni lo fanno, comprano un serpente, lo tengono in una teca. Se lo acquisto, me ne prendo cura, lo chiamo Nagini. Sto scherzando, anche perché, anche volendo, non completerei comunque i sette Horcrux di Voldemort, perché per avere l'ultimo, devo rapire Daniel Radcliffe, insomma, l'attore. Scrivetemi. Scherzo ancora una volta! Non è detto, potrei arrivare a rapirlo, ma sto scherzando. Ormai avete capito che sono un fan proprio al 100%, più che fan la mia, la ripeto, credo sia una sindrome, sindrome di demenza dovuta a Harry Potter, scherzo. Sono, diciamo, appassionata al massimo di questa saga e ripeto, io credo che il diadema prima o poi, se non è stato già prodotto, uscirà sul mercato. Non lo so, io spero solo che lo producano in feltro, perché se lo producono in argento il prezzo sarà molto elevato. Il diario non mi ricordo quando l'ho pagato, mi pare una trentina d'euro, una cosa così, però non ricordo precisamente, quindi potrei anche dirvi una sciocchezza, una stupidaggine. Ed è il primo Horcrux di Voldemort che viene distrutto nella saga, è il primissimo Horcrux. Harry lo distrugge non sapendo neanche ciò che ha fatto, perché lui nel film e nella versione cinematografica lo distrugge per salvarsi la vita, ma non sa ciò che ha fatto, neanche Silente lo sa, perché finché non ottengono quel ricordo fondamentale di Voldemort sono tutte supposizioni. Silente capisce che è un pericoloso oggetto di magia oscura, ma non, diciamo, non si rende ancora pienamente conto di cosa ha compiuto Harry, ossia che ha distrutto realmente uno degli Horcrux di Voldemort, quindi che ha intrapreso quella che poi sarà la strada che segue Silente e che poi torna in mano nuovamente ad Harry per la propria morte. Bene, con questi sono finiti gli Horcrux di Voldemort. Ah, un'altra cosa che volevo specificare, il diario, come potete vedere, Tom Marvolo Sonridol, vedete, questa è una fascetta di cuoio, vedete, è un po' in rilievo, è rialzata, non so se anche nel film è così, ora la inquadro meglio. Perfetto, è una fascetta un po' in risalto, però sempre cucita con la pelle e sul diario, e per renderla, diciamo, più. Anche questo, se qualcuno può ritenerlo necessario, lo può usare come un vero e proprio diario e scriverci dentro, ma rovinerebbe l'oggetto. A ciascuno, insomma, la propria scelta. Alla prossima.